Grazie, nuovissimo video. Scusate come mi vedete, ma avevo voglia di girare questo video haul perché sennò mi scordavo i pezzi in giro, ma comunque mi sa che i pezzi in giro me li sono scordati lo stesso perché comunque ho effettuato questi acquisti un po' di tempo fa, però comunque ci tenevo lo stesso a mostrarveli, però non mi ricordo tutto l'acquisto che ho fatto, quindi ho preso quelli che mi ricordavo di aver effettuato. Comincio da Wycon e poi passo a Bottega Verde. Per quanto riguarda Wycon, la prima cosa che ho preso è questo blush qua del Electro Carousel, perché c'era ancora la collezione in negozio. È questo qui. E io ho acquistato la colorazione Candy Blush 04 Magenta Rock. C'ha il suo specchietto e poi la colorazione è questa. È bella forte come colorazione, più accesa rispetto a quello che vedete là in video. Poi, sempre della stessa collezione, ho preso questi due pezzi. Ah, ecco, mi è venuto in mente quel che ho preso. Allora, vi mostro prima questi. E ho preso, sono due palettine, la 04 Clown e la 02 Cannon Lady. Allora, la 02 Cannon Lady è fatta così. C'ha queste colorazioni qui, un rosa, un marrone e un argento. È molto molto bella, anche se molto polverosa. E la 04 Clown è così, c'ha un salmone, un dorato sembra, e un marroncino shimmer, ecco, forse così la vedete. Poi sempre da Wycon ho preso due maschere per il viso, una l'ho già usata e l'altra è ancora lì. E poi cosa ho preso? E da Wycon non mi ricordo di aver preso altro, e quindi questi erano gli acquisti che ho fatto lì. Mentre da Bottega Verde ho preso, come potevo non riprenderlo, questo che è il bagno doccia mele e spezie, e ne ho presi ben tre. Perché di Bottega Verde è la mia profumazione preferita e quindi appena le vedo le ricompro. E sono 3 da 250 ml e c'ho una profumazione che è pazzesca. Poi erano novità perché da Bottega Verde non avevo mai visto. Ho acquistato questo acqua micellare a lamponi e mirtillo. Allora, di lamponi e mirtillo non sa niente perché l'ho già usata. Già tipo di classiche acque micellari. Questo qua è per pelli secche o delicate e praticamente strucca, detergge e addolcisce. L'ho usata una volta sola, quindi non so ancora usarlo, cioè non so ancora come si comporta. E niente, ho acquistato questa. E poi come ultimo prodotto ho acquistato questo burro di cacao e le mandorle dolci con 93% di ingredienti di origine naturale. E niente, mi interessava provarlo e l'ho voluto acquistare. E niente ragazze, questi qua erano prodotti che ho effettuato in questi giorni. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto con nuove novità.